stelle che cadono nella notte dei desideri. Non un semplice lancio di palloncini o di lanterne, ma uno spettacolo di arte varia per sostenere il filo blu dell'autismo, dedicando la serata all'Onfalos, un'associazione che dal 2009 si pone come punto di riferimento per le famiglie toccate da questa disabilità. Di gente colorata che si affolla intorno al ritmo elementare. È la notte dei desideri, andata in scena in piazza dell'Unificazione a Marotta, nel comune di Mondolfo, che ha assunto ancora una volta un duplice significato. Da una parte alla partecipazione ad un evento che ha coinvolto l'intera costa marchigiana e dall'altro l'importante aspetto della sensibilizzazione e vicinanza al mondo dell'autismo. Da 3 anni che organizziamo questa notte blu dei desideri assieme all'associazione Onfalos e quindi c'è un aspetto legato al turismo, però abbiamo un aspetto molto importante che è quello dell'autismo. Siamo diversi, ma unici e ripetibili. E sai una cosa? Va bene così, non potrebbe essere più bello di così. Il ricavato della serata ad offerta libera è stato interamente devoluto all'Onfalos. Qui a Marotta la notte dei desideri assume un significato particolare e punta i riflettori su dei desideri speciali, che sono quelli dei genitori di bambini e ragazzi con autismo. Di che cosa hanno bisogno le famiglie? Le famiglie hanno bisogno di tanta solidarietà, hanno bisogno di parole di conforto, di parole anche che le scuotano per uscire dal loop in cui ci si infila dopo una diagnosi del genere, che è peggio di una sentenza di morte, diciamo. In una piazza aggremita, cittadini e turisti hanno potuto ammirare esibizioni di ballo, canto e recitazione di alcuni artisti locali, ma anche quella di Giuliano, un ragazzo autistico che ha fatto emozionare tutti i presenti. Applausi scattati anche per l'ospite d'eccezione, l'artista comico imitatore Antonio Mezzancella, vincitore 2018 del programma Tale Quale Show. Fin da piccolissimo ho cominciato a imitare qualsiasi cosa, quindi dai cartoni animati, le sigle, gli amici di famiglia, e quindi piano piano è diventato incredibilmente un lavoro. Come saluterebbe uno di loro i telespettatori di Fano TV? Ma io ringrazio tutti quanti, vedo sempre Fano TV tutte le notti quando torno a casa. Grandissimo, ciao! Sapevo che la fine era difficile, ci ho provato altre volte ad allungare, ma ho capito che bisognava giocarci all'ultimo giro. C'è chi ci trascina fuori dalla macchina.